Miasmi Fognari in paese, i consiglieri di minoranza di Casella in Pittari scrivono al sindaco Tancredi e ai tecnici di provincia ASL e ARPAC per denunciare il cattivo odore e possibili problemi alla depurazione. Con l'approssimarsi della stagione estiva, si legge nella missiva, puntualmente si diffondono in paese i miasmi da setticizzazione dei reflui fognari che arrivano fin nelle parti nuove del paese. E così chi si appresta a vivere momenti di serenità tra le strade, nei bar di Piazza Olmo e chi vive a ridosso della Chiazza e della Madonna delle Grazie è costretto a rimanere rintanato in casa con le finestre chiuse nonostante la bella stagione a causa della puzza. I consiglieri Silvio Fiscina, Bruno Speranza e Michele Granato chiedono dunque al sindaco, con il permanere di tali problematiche igienico-sanitarie, quale ipotesi di sviluppo economico e turistico può avere il nostro comune? E dopo aver diffidato il sindaco a rimuovere gli inconvenienti lamentati, si rivolgono ai tecnici degli enti competenti perché controllino se il trattamento delle acque reflue avviene in conformità alla vigente legislazione in materia. È vero, abbiamo avuto un problema al depuratore, ha ammesso il sindaco Tancredi, ma tutto sta tornando pian piano alla normalità. Il primo cittadino fa sapere infatti che si è rotta una pompa e che questo ha bloccato per un certo periodo il sistema di ossigenazione, ma che poi tutto è stato ripristinato e dunque anche i miasmi dovrebbero man mano scomparire. Ci sono delle criticità anche in alcuni punti della rete fognaria, che è molto vecchia, non è opera neppure della nostra amministrazione, ha aggiunto il sindaco. Anche qui abbiamo già avviato da tempo un'indagine approfondita. Ci sono delle zone costruite tanti anni fa che non sono dotate di sifoni. Stiamo però già risistemando in alcuni punti e continueremo a farlo.